meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Buonasera, ben trovato per gli amici di RB Classic. È emozionante intervistarti perché sì, ti ho conosciuto in altri tempi. Dove avete fatto un successo strepitoso. Senti, parlando di questo film, due storie, noi italiani all'estero siamo veramente così? Ma io credo che gli italiani siano elegantemente se stessi ovunque, no? Anche quando si è in difficoltà si è riconoscibili, e questo è, come dire, una cosa forte, è un segnale, un sinonimo forte di una popolazione che comunque ha dominato culturalmente per anni, per secoli, con la musica. Si pensi alla musica operistica, si pensi al grande cinema italiano da Fellini in poi, insomma. Quindi credo che sia un popolo che abbia dato dei grandi insegnamenti a tutti, e oggi, se veniamo riconosciuti con altre caratteristiche un po' negative tra virgolette, non credo che siano quelle a farsi ad avere un peso più grande delle altre. Cos'è stata la cosa, oltre l'amicizia con Veronesi, a spingerti a fare questo film? Si parlava degli italiani, meraviglioso, Modugno, Negramaro, quindi era tutto un misto che faceva fierezza italiana. Ti lascio un saluto. Ciao. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.